credo di aver governato diversi lustri in tutti i campi. Se vuol testarmi ancora, bisogna vedere chi è il meccanico che testa. Ha anche detto che potrebbe essere un buon governatore, pensa che possa essere un'apertura questa? Non lo so, guardate, io non riesco a seguire tutti questi slalom, vado per la mia strada, con grande rispetto di tutti, e se mi sono candidato è perché penso di essere capace, cioè, se no mi riposavo. Insomma, io ho detto, che lo abbiamo detto chiaramente, il Movimento 5 Stelle ha portato anche dei temi che si interrogano, poi è stato caricato di elementi di protesta anche generici. Io contesto dove lo sta portando Grillo, francamente. Ci mettiamo all'ascolto e vedremo. Io mi auguro che quando si tratterà di mettere norme nuove, per esempio sui temi della moralità, ci possa essere in Parlamento una larga condivisione, possa venire degli stimoli, per dirne una. Il lavoro, per esempio, la responsabilità di ciascuno dovrà prendersela. Quindi io sto ai temi e poi sono pronto ad ascoltare, punto. Molto importante perché c'è una novità in Sicilia, ecco, al di là adesso dei numeri più o meno che sono importanti, però qui è ispirato un vento di cambiamento che va confermato con una sponda anche nelle politiche nazionali. Ecco, a me piacerebbe molto l'idea di poter avere un governo nazionale, un governo siciliano, che la vedono le cose allo stesso modo, che possano lavorare 5 anni assieme per dare una mano a una regione che ha tantissime risorse ma anche tantissimi problemi, francamente. Credo che quella, per esempio, è una cosa che non serve al servizio sanitario, perché spiazza il pubblico anche rispetto al privato e pesa molto sui cittadini. In Europa ci si aspetti da noi una spinta alla riscossa dei progressisti. Penso che noi siamo protagonisti in una grande squadra europea. Penso che le altre forze politiche italiane non abbiano o un posto dove sedersi in Europa o corrano il rischio che dove si siedono non li vogliono. Ecco. Noi non abbiamo questo problema, siamo il partito più europeista di questo paese e sappiamo dove metterci, quindi possiamo dare un contributo a un cambiamento delle politiche europee. Le elezioni hanno sempre un segno, io non ho mai creduto molto a questi calcoli al margine, no? Questa e quell'altra regione. Le elezioni hanno sempre un aspetto di un'onda. Ecco. Io sento per noi un'aria buona, certamente non sottovaluto la destra, perché intendiamoci, abbiamo visto anche che Berlusconi non sta dormendo, ecco, si sta dando da fare, fin troppo. Perché ci siamo trovati in questa situazione? Perché ancora adesso abbiamo in Europa che non riesce a reagire di fronte alla crisi? Lo sappiamo bene perché. Lo sappiamo bene noi qui in Italia perché. E questa cosa che dico a Palermo, l'ho detto in piazza Duomo a Milano. A noi ci ha rovinati quest'idea che poi è corsa in Europa. L'idea che in Italia hanno portato berlusconiani e leghisti. L'idea che chi è più forte si salva da sé solo che tiri su una barriera, che non dia un euro a chi è più debole, che si tenga le tasse, che si stampi moneta, che dia le dita negli occhi agli immigrati. L'egoismo. L'urgenza è il lavoro adesso. Adesso l'urgenza è il lavoro. E dobbiamo con queste elezioni riuscire a dare un messaggio all'Europa. Perché si comprenda, dopo la Francia, dopo la Romania, dopo le elezioni della Repubblica Ceca, dopo l'inizio di un movimento dei progressisti, che assieme alle politiche di rigore bisogna metterci delle politiche per il lavoro, per gli investimenti, per la crescita. Noi, se daremo una spinta con queste elezioni a questo progetto, a questo programma, potremo vedere subito un cambiamento e ne abbiamo bisogno. Ne abbiamo bisogno che questo messaggio arrivi all'Europa e si traduca in politiche nuove. E vedete, quando si va in Europa e si dice giustamente ci vuole una politica degli investimenti, questi poi ti dicono ma intanto spendete quelli che avete, no? Noi su questo banco di prova di come si spendono i fondi europei, di come si finanziano gli investimenti con i soldi europei, dobbiamo rispondere. Dobbiamo rispondere con un cambiamento, con una diversa capacità di governo. Partiamo da lì e vediamo quali sono i nostri compiti. I nostri compiti stanno sotto a un titolo. Abbiamo detto Italia giusta e abbiamo detto altri due titoli sotto a questo slogan. La moralità e il lavoro.
È chiaro che il lavoro è il punto centrale, dirò. Abbiamo bisogno di creare opportunità, di lavorare sui consumi, sugli investimenti per dare lavoro. Ma c'è qualcosa da fare intanto, subito, perfino ancora prima di questo. Trovare il modo perché si ricostruisca in questo paese, nella difficoltà, nella delusione, nella rabbia, nel disamore, un elemento di fiducia, un elemento di credibilità. E questo tocca alla politica e tocca al nuovo governo, dare un segno in questa direzione che si faccia capire. Dove andiamo se non c'è una riscossa civica? Dove andiamo se non premiamo l'onestà e non la disonestà? Dove andiamo se non partiamo con delle norme chiare e con delle azioni incisive che contrastino la corruzione, la grande criminalità, il malaffare, la grande criminalità che si è vista è un problema nazionale, non è solo un problema del mezzogiorno, perché se adesso uno si chiede ma come mai si va a votare anticipato in Lombardia, è perché le ronde padane non sono riuscite a fermare l'andrangheta, le famose ronde padane, e si sono trovati l'andrangheta vicino alla giunta regionale. Guerra alla grande criminalità, lotta alla corruzione con delle norme ben più pesanti di quelle che ha fatto Monti, ben più pesanti sul falso in bilancio, sull'autoriciclaggio, sullo scambio di voto mafioso, sulle frodi fiscali, e misure sulla sobrietà della politica. Bisogna su questo essere molto chiari. Bisogna intervenire subito con qualche cancellazione, eh? Qui abbiamo accumulato negli anni un bel elenco di leggi ad personam, cancellarle tutte, ci si mette sul pulito. È inutile che Berlusconi tutte le mattine, quando io accenno vagamente a un tema di regole nel settore televisivo della comunicazione, lui dica minaccia mafiosa di Bersani. Lui quando gli parli di regole mette mano alla pistola, solo la parola, subito. Eh no, deve rassegnarsi, le regole contro nessuno, uguali per tutti. Contro nessuno, uguali per tutti. Ci siamo allontanati dall'Europa e adesso a larghi passi noi ci rimettiamo all'altezza della migliore civilizzazione europea, che vuol dire delle cose molto semplici, molto semplici. Cara gente, caro Grillo, caro Monti, caro Berlusconi, quante donne porti in Parlamento? Europa, eh? Noi in Parlamento 40% di donne nel nostro gruppo. 40% di donne, e ci penseranno loro senza che debba sfogarmi io a spiegare a Berlusconi come si parla con le donne. E forse...